Federico! 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 Mamma, che cosa fai? Se non ero io e qualcuno ti avesse visto in piedi, che facevi? Sì, ma ti ho sentita nel corridoio con tutte quelle urla, tesoro! Ti serve qualcosa? Padre, che paura, per fortuna sei tu. Hai visto Federico per caso? No, per niente. Bene, nessuno mi dà una mano in questa casa, tutto io, tutto Delfina, tutto, faccio tutto io. Federico! Che confusione, e tu dove vai, Federico? Bello? Vieni, amore mio, e chiudi la porta. Non ti rendi conto che Delfina è innamorata persa del tuo padrone? Non farti più umiliare, lasciala in pace. Amare non è umiliarsi. Ah. Sei così nobile, caro, così innocente. Mi è piaciuto che tu abbia rifiutato i soldi, perché ami davvero. Per questo motivo mi vedo obbligata ad aprirti gli occhi, tesoro. Che devo sapere che già non sappia? Senti, non è bello che io lo dica, ma la mia Delfina ha un'inclinazione alla malvagità così grande che spaventa anche me. Te lo giuro. Per questo motivo, mio caro, non voglio che ti faccia soffrire. Mi capisci? Quindi pensaci. Dammi retta, pensaci. Pensaci. Pensaci, tesoro. Oh, cara Malala. Come ti ammiro, sei un genio. Riuscirai a convincere quello stupido a lasciare Delfina senza spendere neanche una monetina. Oh, perché non me l'avete detto? Io avrei potuto fare la levatrice senza problemi. Meno male che Flor mi ha avvisata, visto che ho portato la culla, le piace? Bellissima, ma non preoccupare, Freutitona, perché c'ha finire doctor, dare antibiotico a madre, visto Pampino, stare tutto benissimo. E la mamma dov'è? Sta dormendo nello studio, è distrutta, poverina, molto stanca. Certo, ti sembra poco? Ci sarà un motivo perché voi non fate figli, no? Questo è per me? No, io sì, per ora passo, grazie. Beh, io ho una ricetta speciale per le mammine. Ah, sì? Sì. Anch'io, però, se lei avere ricetto per fare latte di madre forte e fortificato, io avere ricetto tedesco che essere molto più buono. Ah, sì? A me ne ha data una mia madre molti anni fa e l'ho usata con mio figlio. Ora mio figlio ha visto che... Ah, sì, mio! Pensi che posso prenderlo? Penso di sì. Mi aiuti? Sì. Attenta. Che ti succede? L'amore mi succede. No, Maya, no. Perché no? No. Te lo leggo negli occhi, Mattias, per favore. Prima, quando eravamo fuori, mi hai detto che non provavi niente. Non ti credo, non è possibile. Per favore, non devi metterla così. La cosa non è così. Io sono un amico di famiglia da tutta la vita. Per favore, ti conosco da quando eri così. Ma questa cosa c'è... E ora sei diventata una donna. Va bene, e allora? C'è un sentimento, un affetto, ma non è quello che credi tu. Un sentimento, un affetto, no. Potresti essere più esplicito, ti scongiuro. È una relazione come familiare, come, non so, dei cugini. Mattias, per favore, sono molto confusa. Sei confuso, non ti capisco. Certo che sono molto confuso anch'io. No. Ora basta, Maya. Perché no? Devi capirmi, te lo chiedo per favore. Maya, per l'amore che ho per questa famiglia e soprattutto per Federico, dimentica questa cosa e non riprendiamo più il discorso, per favore.
Allora è tutto per Federico. Maya, io preferirei che tutto questo restasse solo tra di noi. Sicuro che suo ricetto essere molto nutriente? Ma certo, Greta, le farà venire un seno grosso così, pronto per quel bel piccino che si farà una scorpacciata di latte. Hai avere ricetto molto migliore. Sì? Crema di aveno, mandorli, noccioli, noci e uva passi. Ah, ma brava, questa è davvero una ghiottoneria. Ghiottoneria, sì, ho detto bene. Ma quello che preparo io è perché lei abbia molto latte e possa nutrire il bambino. No. Sto facendo un passato di zucca con broccoli. Molti broccoli. Nein, questo essere criminale. Perché io adorare salsiccio con crauta, ma non fare mangiare a madre calatare. Broccoli dare gas. Oh, certo. Perché le mandorle e le nocciole cosa danno? Il solletico? Per favore, voglio continuare a cucinare. Non cambio idea, voglio fare questo che fa benissimo. Broccoli, fare latte agro. Basta. E la sua ricetta sa cosa fa? Dei bambinen ghiottonen. Signore, signore, lo chiedo per favore, potete fare un po' di silenzio? Oh, signor Federico. Lei era lì. Ora che in questi giorni ho potuto conoscerla, devo dire che comincio a capire Florencia. Capisco perfettamente tutto quello che sente per lei. E cos'è? Che cosa sente Flor per me? Ammirazione, rispetto, tutte queste cose. Prova per lei. E lei come si sente? Perché posso farle un bel tè, un tè o un buon tè al tiglio per lei. La ringrazio molto. Se avessi visto quell'idiota, faceva il padre responsabile con un mazzo di fiori. Poi Greta l'ha cacciato a colpi di scopa. Meno male, altrimenti lo uccidevo. Mi sarebbe piaciuto assistere al parto. Dicono che Flora è stata brava come sempre. Ha dato una lezione a tutti. Non te l'ha detto? È un genio, Flor. Lei è istinto allo stato puro, ti rendi conto? Ma com'è strana la vita, no? Perché uno viene al mondo così, con una purezza quando nasce. E poi, man mano che si cresce, diventa più complicato. Perdi quell'innocenza che hai quando sei piccolo. Impazzirò il giorno che avrò un figlio. Ti immagini se sono gemelli come noi due? Sarebbe bello. Nicolas? Che c'è, Franco? Che vuoi? Che ti succede, Nicolas? È appena nato un bambino qui in casa e non lo so. Sì, ma io divento pazzo, Franco. Sto per morire direttamente. Sto per morire, ecco. Perché? Che c'è? Tante storie per scegliere un'agenzia turistica. Eccola, fatto, no, l'abbiamo già trovata. Fatto, questo è risolto, Franco. E allora cosa? Il mio problema è... se amo Mirta o Clara. Questo è il mio problema, eh? Ti vedo male, eh? Mm. Da una parte, beh, Clara è bellissima, no? Sfrontata, canta bene, balla bene, è simpatica, sì. E... Mirta non è bella perché non è bella. È molto timida e riservata. Però in certi momenti lei diventa molto, molto provocante. Sì, insomma, sai che... È chiaro, non ti rendi conto. Cosa? Ti piace la parrucchiera, Nico? Sì, tu pensi? Sì, è ovvio. Può darsi. Ma ora mi ha chiamato Clara, viene qui. Che faccio? Allora vedi che ho ragione. La tua è una questione di fiducia. Quando Franco ti dice una cosa... No, lasciami, che fai? Non mi strangolo. Amore mio, eri qua, ti sto cercando da ore. Vuoi un tè? No, voglio che tu mi dica quale di questi inviti preferisci che faccia stampare. E da quando si invita la gente per le nascite? È per il nostro matrimonio, Federico, manca pochissimo. Ah, certo, certo. Tesoro, no. Oggi, sì, oggi ti ho visto a tuo agio, come se te la cavassi perfettamente, sai, con la storia del parto del bambino. Sì. Sì, mi sono sentita così orgogliosa di essere la futura moglie di Federico Fritzenbalden. Adesso vi chiedo un forte applauso per la signorina Settice, futura sposa di Federico Fritzenbalden. Mi stai ascoltando? Cos'è? No, in realtà non ti sto ascoltando. Non ti sto ascoltando per niente. Perché mentre tu eri tranquillamente svenuta, tutti noi abbiamo portato avanti il parto, lo sai?
Mi parla dell'invito. Per favore, qualunque scusa va bene per evitare il discorso. Vi ho sentiti. Ma tu cosa sei? Che hai nella testa? Dai, ma non mi vedi? Senti, io avrò la ruga della cattiveria sulla fronte, ma tu cosa sei? Cattiva e stupida come tua sorella? Ma che cosa dici? Gli fai pressione, lo fai impazzire. Ma cosa vuoi che faccia se mi scappa come un'anguilla dalle mani? Non so che fare. Tu continua così, tesoro. Che Federico si sposerà il 2 luglio. Sì. Ma con Florencia. Ah, ti uccido, strega! Sei una strega! Dai.